Finalmente una nuova sede. Sì, siamo molto contente oggi di inaugurare questa nuova sede dopo veramente tanto, tanto tempo trascorso dietro le istituzioni. È una conquista, ma sicuramente è un diritto che abbiamo acquisito e stasera insieme alle donne della nostra città e alla Calabria intera credo che possiamo aprire le porte a un centro antiviolenza che rappresenta un presidio di libertà per tutte le donne. Fino a un po' di tempo fa il centro antiviolenza aveva anche una casa rifugio che purtroppo adesso non ha più. Come mai? Abbiamo chiuso nel 2000 la casa rifugio dopo 10 anni di apertura della stessa casa nella quale abbiamo accolto le donne con i bambini minori. Siamo state costrette a chiudere la casa rifugio per mancanza di fondi, per mancanza di sensibilità istituzionali, perché non ce l'abbiamo fatta da volontarie a tenere aperta la casa rifugio. Ci auguriamo che la sensibilità istituzionale sia tale da poter consentire la riapertura della casa rifugio per poter accogliere le donne che sono necessitate di allontanarsi dalla loro casa. La Convenzione di Istanbul in Italia è stata approvata solo qualche mese fa, l'estate scorsa, e da neanche 2 mesi abbiamo una legge contro la violenza. E, a differenza degli altri stati europei, in cui vediamo che la Convenzione di Istanbul è in vigore già da diversi anni, come spiega questo ritardo e pensa che adesso che è stata attuata potrà veramente cambiare qualcosa in Italia? Io non penso che la legge che recentemente è stata approvata, cosiddetta legge sul femminicidio, possa realmente cambiare qualcosa in Italia, perché è una legge il cui impianto culturale è carente. Sono state inserite delle norme securitarie all'interno di questo impianto legislativo che sicuramente non affronteranno nel modo giusto e dovuto il fenomeno della violenza alle donne, perché si fa un abuso oggi della parola femminicidio. Molte volte viene, diciamo, spesa in contesti celebrativi come quello del 25 novembre, oggi, come oggi, ma non si capisce fino in fondo il vero significato della parola, che è l'uccisione di una donna per mano maschile in quanto donna. Come mai la Convenzione di Istanbul non ha trovato piena applicazione in Italia? Ancora non ha trovato piena applicazione in alcuni impianti molto, diciamo, forti e determinati. Per esempio, il numero di posti letto per le donne che sono necessitate ad allontanarsi dalle loro case. In Italia è un rapporto così basso che non è raggiunto nemmeno, diciamo, dai paesi meno sviluppati dall'Italia. Le ragioni stanno probabilmente in una radice, diciamo, fortemente radicata e cattolica che ha impedito la comprensione piena del fenomeno della violenza degli uomini sulle donne. In Italia, appunto, bisognerebbe dedicare di più l'attenzione principalmente alle donne, che vengono appunto violentate e abusate, però vediamo che ultimamente, in particolare nel nord Italia, hanno aperto dei centri di ascolto per gli uomini che hanno praticato violenza e anche un numero verde. Cosa pensa di questa cosa? Penso che sia un fatto buono, nel senso che è opportuno che anche gli uomini si interroghino, che soprattutto gli uomini si interroghino su questo fenomeno, perché è ovviamente una violenza che si agisce all'interno di una relazione in cui c'è un uomo e c'è una donna. È un percorso più lungo, diciamo, perché è appena avviato, ma sicuramente noi come centri antiviolenza e come centri antiviolenza che afferiscono appunto alla rete nazionale dei centri antiviolenza, che è Donne in Rete contro la violenza, guardiamo con attenzione alla nascita e all'apertura di questi nuovi centri. Adesso finalmente avete una nuova sede, però naturalmente ci sono tante esigenze che ancora devono essere colmate. Quali sarebbero le più urgenti? Ce ne sono tante urgenti, intanto la casa rifugio, come abbiamo detto, e poi non si può lavorare con la precarietà dei finanziamenti. Noi trattiamo delle situazioni molto difficili che hanno bisogno di essere, diciamo, irrobustite dalla continuità di fondi, dalla sicurezza di chi appunto lavora in luoghi come questi. Sono luoghi che accolgono le donne, ma sono anche luoghi che costruiscono politica, che fanno formazione, che guardano con attenzione
ai fenomeni sociali che nutrono la disparità nel rapporto tra uomo e donna. Interveniamo sul territorio e interveniamo con corsi di formazione, ma anche con attività di formazione rivolte alle forze che in qualche modo devono contrastare il fenomeno della violenza alle donne. Le attività e gli orari di apertura del centro, così possiamo informare il nostro pubblico sulla nuova sede e inoltre anche su quelle che sono le principali attività. Allora, il centro è aperto il lunedì, il martedì e il mercoledì dalle 9 alle 13 al mattino e il giovedì dalle 16 alle 19. Grazie.